quest'anno per la seconda volta consecutiva portate nel chiostro di Palazzo Celestini questa mostra di arte contemporanea e tantissimi artisti, ma anche artisti insomma non italiani, quindi una mostra internazionale. Sì, un bel numero di artisti anche quest'anno per la seconda edizione in occasione della giornata del contemporaneo di Extra Arte qui al chiostro di Celestini. Questa mostra è intitolata Mater perché da quest'anno il nostro nuovo anno associativo sarà dedicato alla terra, ai frutti della terra, alla natura in generale, alla terra matrigna e terra madre. Infatti la mostra si chiama appunto Mater. E questa mostra qui è una collettiva di arte contemporanea composta da ben più di 17-18 artisti con più opere esposte, quindi non 18 opere, più di 18 opere, perché c'è qualche artista anche internazionale che ha portato più lavori. Oggi, oltre alla presentazione di questa collettiva, ricordiamo artisti internazionali come l'anno scorso, due anni fa, ricordiamo brevemente questo fil rouge che collega il tuo lavoro all'Irlanda. Quest'anno avete aggiunto un elemento in più, la proiezione di un video. Di cosa si tratta? Allora, abbiamo deciso di fare una sorta di trailer di promozione di quella che poi è il concept della stagione 2016-2017 di Extra Arte, che è Demetra, quindi il mito della dea madre della terra, essendo poi capitanata e la Puglia in generale una regione e una provincia sostanzialmente agricola, abbiamo voluto celebrare i prodotti della terra attraverso l'arte contemporanea. E facendo questo video girato quest'estate, grazie anche alla coproduzione con Radio Atena Beat, una web radio di San Paolo, di Civitate, e la partecipazione di due ballerini foggiani, Alberto Curci e Ada Santamaria, che rispettivamente hanno indossato due opere abito di due artisti che hanno partecipato alla scorsa edizione della giornata del contemporaneo. Ada ha indossato un abito di Desi Triolo e invece Alberto ha indossato un abito di Alua, ovvero Cristiana Loi. Quindi abbiamo creato questa specie di passo a due di danza nel bosco di San Paolo di Civitate. Quindi abbiamo fatto questo video che è una sorta di presentazione del concept, del tema portante della stagione 2016-2017 di Extra Arte, che verrà poi trasmesso nel corso del vernissage appunto di Mater. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 20 fino al 23 ottobre.